Nuova settimana di lavoro in casa Virtus Areche Salerno per preparare la prossima sfida, quella del prossimo weekend che vedrà la Virtus Areche appunto fronteggiare in trasferta la Polisportiva Battipagliese. Qui con me in sala stampa Francesco Villa. Ciao Francesco. Ciao Carmine, buongiorno a tutti. Allora Francesco, cominciamo col, prima di presentare la prossima partita, cominciamo con analizzare quello che è accaduto nell'ultimo weekend, il match con la Viola Reggio Calabria, una partita sicuramente ben giocata, ne parlavamo qualche istante fa a microfoni spenti, una squadra che ha dato la sensazione, ha dimostrato oltre a dare la sensazione di poter controllare i ritmi della gara nonostante insomma si giocasse contro un'ottima squadra, perché di Reggio Calabria sappiamo tutto e è sicuramente una buona squadra. Sì, come hai detto tu, l'avversario era un avversario ostico, una squadra costruita per vincere all'inizio della stagione, quindi l'impegno era sicuramente tosto, ma siamo stati bravissimi, soprattutto nel primo quarto, a imprimere il nostro ritmo, ad approcciare al meglio la partita, sia da un punto di vista fisico, andando a quella che è la nostra velocità, quindi cercando di condurre il ritmo, il contropiede, e anche da un punto di vista tecnico-tattico, cercando di togliere quelli che erano i loro punti di forza, invece appoggiandoci sui nostri. Quindi credo che proprio l'inizio del partito sia stato decisivo e poi siamo stati bravi a gestirla senza mai dargli l'idea di poter rientrare completamente in partita, nonostante abbiano accorciato in due o tre frangenti, ma diciamo che abbiamo sempre avuto la partita in mano, ecco. Francesco, hai fatto un'analisi molto molto appropriata secondo me, perché è esattamente così che si è sviluppata la partita, quel primo quarto sicuramente, come confermato poi anche da coach Mecacci tra l'altro, che abbiamo avuto in sala stampa, sicuramente ha inciso tantissimo sull'andamento del match. Una delle tante note positive della partita è stato però anche l'atteggiamento difensivo della squadra, sicuramente tantissimi possessi, quindi oltre al vostro contributo offensivo c'era da fare i conti con le possibilità che aveva un avversario che comunque i punti nelle mani li ha e come, però sicuramente l'atteggiamento anche in fase di non possesso direi che è stato molto incoraggiante, probabilmente dipende anche dal fatto che stanno rientrando, sono rientrati diversi giocatori importanti. Chiaramente, come hai detto tu, alla fine avendo rotazioni più lunghe possiamo mettere più fisicità, magari spendere qualche fallo in più e abbiamo meno problemi chiaramente nelle rotazioni. Comunque, come ho detto prima, credo siano stati molto bravi a togliere i loro punti di forza, questo è stato decisivo da un punto di vista difensivo. Per il resto, come hai detto tu, anche questo aspetto che noi corriamo tanto porta ad avere più possessi sia a noi, che è una cosa che ci piace, che ai nostri avversari, quindi a volte i punteggi alti delle nostre partite sono un minimo falsati da questo aspetto, però credo che con Reggio abbiamo gestito bene anche il ritmo, quindi diciamo che è soddisfacente anche questo aspetto. Francesco, mettiamo da parte un attimo la partita con Reggio Calabria, che chiaramente ci regala, anzi ci dà, perché sicuramente ce li siamo conquistati questi due punti sul campo, due punti importanti anche nell'ottica che riguarda chiaramente la classifica generale, c'è questa lotta per il secondo posto a distanza, questa sfida a distanza con Palestrina. Cominciamo a presentare quella che sarà la prossima sfida che ci vedrà impegnati, come già detto, sul parquet della Polisportiva Battipagliese. Ti faccio innanzitutto questa domanda: psicologicamente come si fa a preparare una partita contro un avversario che, lo abbiamo già sottolineato più volte, sta vivendo sicuramente delle enormi difficoltà, tantissima stima, tantissimo rispetto per i ragazzi chiaramente della Polisportiva Battipagliese, che stanno affrontando direi stoicamente questa stagione e come dire non è sicuramente facile dal nostro punto di vista, però ecco, ripeto, psicologicamente come si affronta questa settimana, i carichi di lavoro di questa settimana? Sicuramente l'obiettivo nostro deve essere quello di andare lì a giocare al meglio delle nostre possibilità per migliorarci, quindi anche in settimana magari si prova a migliorare aspetti del gioco che possono servire più avanti, magari in ottica playoff o contro avversari di un certo tipo, magari preparare situazioni particolari, questo sicuramente. Inoltre credo che sia fondamentale giocare al meglio delle proprie possibilità per una questione di rispetto nei confronti degli avversari, perché non impegnarsi al 110%, non andare con la testa concentrati, collegati dal primo minuto, vorrebbe dire mancare di rispetto proprio nei loro confronti e credo non abbia alcun senso. Quindi sicuramente andremo lì per vincere la partita, per migliorarci e per ottenere i due punti che sono l'obiettivo di ogni weekend. Ecco. Francesco, dal punto di vista personale ti chiedo come sta andando la stagione. Noi ci eravamo sentiti, insomma, adesso da un po' che non ci sentivamo, un mesetto fa circa, eri arrivato, chiaramente sei arrivato a metà stagione, quindi chiaramente sei dovuto entrare nei meccanismi di squadra. Mi permetto di dire che sei entrato molto molto bene, perché il tuo contributo è sempre importante e sostanziale per la causa blaugrana. Ecco, come va da questo punto di vista? Quanto ti senti responsabilizzato? Perché ormai hai un tuo minutaggio, hai una tua disposizione chiaramente nell'assetto
tattico di coach Menduto, ecco, come sta andando e soprattutto quali sono gli obiettivi poi in vista dei playoff? Questo di, diciamo, cambio del playmaker è un ruolo che ho già avuto, gioco anche minuti a fianco a Roberto come, diciamo, altro esterno nelle rotazioni. L'obiettivo mio è quello di capire cosa ha bisogno la squadra in quel momento, che sia playmaking, che sia magari un tiro sugli spaziature creati dai compagni, perché comunque una squadra con così tanto talento spesso non c'è bisogno di creare, non c'è bisogno di essere io che creo il vantaggio in prima persona, ma magari farmi trovare pronto sugli scarichi dei compagni. Abbiamo dei lunghi che creano sempre vantaggi in post basso, abbiamo tanti giocatori che stanno giocando il pick and roll, abbiamo anche degli esterni che stanno giocando in post basso, quindi è importante capire il proprio ruolo. Poi ci sono anche dei momenti dove magari tocca a me giocare un pick and roll. Diciamo che l'aspetto fondamentale secondo me è questo, lo si capisce in settimana, ma soprattutto in partita, quindi ci è voluto tempo, però mi trovo bene, mi sto integrando al meglio ormai, anzi il processo è, diciamo, completo. Un'ultima domanda, Francesco, te la faccio proprio su quella che è la coesione di questo gruppo. L'abbiamo sottolineato più volte, però secondo me non è inutile ribadirlo ancora, anche perché le difficoltà non sono mancate. Adesso, come dicevamo, sono rientrati tutti gli effettivi, manca sostanzialmente Paolo Paci, che è un altro giocatore che conta e come sicuramente potrà dare un contributo importante. Quali sono i fattori su cui questa squadra si deve basare, gli elementi su cui si deve basare in vista della post-season? Perché chiaramente quello è veramente un altro campionato rispetto alla stagione regolare. Ma io l'ho detto dopo un mese che ero qua, che secondo me la forza di questa squadra era il gruppo, sia dentro al campo che fuori dal campo. Sembrava magari un po' precoce, ma è così, lo ribadisco oggi, e questo secondo me si vede anche in campo, nelle piccole cose, in come ci incitiamo, chi è dalla panchina incita i compagni in campo. È un aspetto secondo me fondamentale. E come hai detto tu, stiamo rientrando tutti, è importante perché ci permette di allungare le rotazioni, è importante perché siamo 10 giocatori che possono fare la differenza in campo, è anche un aspetto da imparare a gestire, noi in primis, il coach, tutti, perché comunque tutti vogliamo giocare i nostri minuti, però dobbiamo rimanere tranquilli, sapere che un momento in un altro della partita o dei playoff ci sarà il bisogno di tutti, quindi credo che una squadra che punti a obiettivi alti, importanti come i nostri, sia doveroso avere una squadra lunga. E niente, il nostro obiettivo è quello, lo sapete tutti, arrivare fino in fondo, quindi non ci preoccupiamo, rimaniamo tranquilli. Francesco, io ti ringrazio chiaramente per la tua consueta disponibilità, sono assolutamente d'accordo con te per quello che può contare in relazione chiaramente al contributo di tutti, che non manca e certamente non mancherà anche nei playoff. Ti ringrazio ancora, chiaramente continuate a seguire la pagina ufficiale della Virtus Arechi Salerno, non mancheranno notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Grazie ancora, Francesco. Ciao, grazie.